sociale. Reddito, diritto, dignità. A gran voce i lavoratori stagionali del turismo pretendono più tutele, spesso assenti nel settore. In Piazza del Popolo a Pesaro, un gruppo ha presidiato sotto il Palazzo della Prefettura, uniti per la campagna nazionale Mai più sfruttamento stagionale. Una giornata di mobilitazione, quella di sabato scorso, per i settori ristorazione e turismo, insieme alla Federazione del Sociale, Unione Sindacale di Base. Noi stiamo chiedendo fondamentalmente che si vengano date delle risposte e che fino ad ora non ci sono state date. Fino ad ora sono state stanziate poche briciole, il bonus 600 euro, che tra l'altro non è arrivato a tantissimi nostri colleghi, me compreso, e tutti noi che non abbiamo nessun tipo di appunto accesso agli ammortizzatori sociali chiediamo che innanzitutto venga istituito allargato ed esteso il reddito di cittadinanza, una forma di reddito che ci possa permettere di sopravvivere durante questa emergenza. Nell'emergenza coronavirus i lavoratori stagionali, come le altre categorie del lavoro autonomo, sono tra le più colpite. Diversi lavoratori sono stati esclusi dal bonus di 600 euro, riscontrando evidenti difficoltà economiche nelle mensilità di fermo dettate dalle restrizioni imposte. Diversi lavoratori ci dicono non sono riusciti a fare fronte alle spese delle famiglie che prevalentemente vivono grazie alla stagione turistica. L'incertezza di lavorare rimane per molti stagionali a causa delle norme sul distanziamento sociale che potranno precludere la perdita di posti di lavoro. Altra questione evidenziata riguarda la tutela del salario di base, che spesso non viene mantenuta in ambito lavorativo, costringendo i dipendenti a essere sfruttati con paghe misere. Quelle che caratterizzano la stagione turistica sono ovviamente le paghe da fame, parliamo di paghe orarie che si aggirano attorno tra i 3 e i 4 euro l'ora. Un reddito sensato potrebbe permetterci di non dover cedere al ricatto di delle paghe da fame. L'appello che rivolgono è quello di approvare un reddito di base garantito e incondizionato a chiunque non potrà tornare a lavoro, assicurando le dovute tutele del contratto collettivo nazionale, istituendo un salario minimo di 9 euro l'ora.